Sono molto felice di salutare quest'oggi la splendida iniziativa promossa dal Museo Ermitage e dal suo direttore Mikhail Piotrowski, che ringrazio. Questa iniziativa prevede un ciclo di visite virtuali dedicate alle collezioni italiane presenti nel museo più grande e forse più importante del mondo, l'Ermitage. Come sapete, l'Ermitage è uno scrigno preziosissimo di capolavori dell'arte italiana che vanno dall'VIII al XVIII secolo. Nella sala della pittura italiana sono esposte ben 302 opere, fra cui capolavori della storia dell'arte mondiale, come la Madonna Benoit di Leonardo, la Madonna Connestabile di Raffaello, la Giuditta di Giorgione e il Suonatore di liuto di Caravaggio. Queste opere costituiscono la più evidente testimonianza dell'esistenza di un antichissimo ponte culturale tra Italia e Russia, che si è sempre più consolidato nel corso degli anni attraverso mostre e scambi promossi con le più importanti istituzioni museali italiane. Da ultimo l'esposizione della Madonna della Loggia di Botticelli, che è stata all'Ermitage fino a febbraio scorso. Sono certo che al termine di questo momento difficile la nostra collaborazione troverà un nuovo e più forte slancio. Ringrazio Ermitage Italia che ha curato questa iniziativa. Iniziativa che permetterà una sempre più diffusa conoscenza del nostro patrimonio culturale al vasto pubblico e soprattutto alle nuove generazioni.